Buongiorno a tutti e tutte, da Aurora De Mintis, della redazione Eco Report di Tissi. Oggi parliamo di cibo, ovvero di ristoranti, anzi eco-ristoranti. Ascoltiamo il servizio di Stefano Pai. È interessante un'iniziativa per ridurre la produzione di rifiuti e lo spreco di cibo. Questi due obiettivi che si prefigge la rete con ristoranti, esercizi ristorativi che hanno deciso di valorizzare la loro attività con un impegno concreto nei confronti dell'ambiente e una maggiore attenzione agli sprechi alimentari. Il network, che comprende più di 130 esercizi commerciali in tutta Italia, approderà anche in Sardegna grazie alla collaborazione tra il Comune di Sassari e Ambiente Italia. I ristoratori si impegnano a promuovere alcune azioni di riduzione, come l'asporto delle pietanze non consumate dal cliente, utilizzare tovaglioni in stoffa, servire l'acqua in brocca, prediligere i prodotti con meno imballaggi, differenziare i propri rifiuti, effettuare il compostaggio, eccetera. In cambio il ristoratore gode del prestigio di far parte di una rete nazionale. Buongiorno a tutti e tutte, dalla redazione con Reporters di Tissi. Oggi ci troviamo a Sassari, presso il ristorante La Gourmerie, insalate magistrali, per scoprire di più sul mondo degli ecoristoranti. Siamo qua con Giuseppe Marras, il proprietario della Gourmerie. Buongiorno, da dove deriva il nome del vostro ristorante e qual è il suo significato? Quando si crea un'azienda da zero, c'è una fase molto importante che è l'analisi. Abbiamo pensato, vogliamo aprire un ristorante, vogliamo cucinare questo tipo di piatti. Come chiamiamo il ristorante? Come possiamo fare perché le persone si ricordino di noi e sappiano esattamente quello che facciamo? Perché noi facciamo insalate? Siamo un ristorante che ricerca molto la qualità delle materie prime. La Gourmerie richiama questa ricerca. Insalate magistrali identifica appunto subito quello che facciamo. Subito la gente sa cosa si mangia qua. In che cosa consiste essere un ecoristorante? Essere un ecoristorante significa avere tutta una serie di requisiti per entrare appunto in questo sistema, diciamo, degli ecoristoranti. Ecoristorante sostanzialmente significa essere un ristorante attento agli sprechi, attento ai materiali che si trattano durante la lavorazione dei cibi, al materiale che si ha in sala, eccetera. Nel nostro caso, nello specifico, noi siamo un ecoristorante perché rispettiamo la stagionalità. Qua usiamo solo prodotti di stagione e prodotti locali. Se io comprassi un pane surgelato che arriva da, Reggio Emilia, faccio per dire, acquisterei un pane che ha viaggiato su gomme, trasportato con un mezzo pesante, che ha inquinato, che deve prendere la nave, che viene stoccato all'interno di celle frigo, che creano un inquinamento ambientale molto più vasto. Quindi comprare locale significa aiutare l'economia locale, ma anche aiutare l'ambiente. Poi abbiamo metodi di cottura moderni. Non friggiamo, non abbiamo fuochi in cucina, quindi non emettiamo dei gas. Le posate che usiamo nell'asporto sono compostabili, i detersivi che usiamo sono biologici, facciamo la raccolta differenziata e non abbiamo sprechi in cucina, nel senso che noi lavoriamo con un metodo moderno in cui le porzioni dei piatti vengono preparate prima, quindi si crea meno spazzatura e quindi meno inquinamento. Quali sono le principali materie prime che utilizzate? Sicuramente le verdure, carni, formaggi, pesce, frutta essiccata, pepi di tutti i tipi. Per il lavoro abbiamo scelto di lavorare con i prodotti del territorio, quindi prodotti prevalentemente sardi, ma anche italiani, perché viviamo davvero nel paese più bello del mondo. Grazie.